grado di collegare tutti noi e per questo ti ringraziamo perché i tuoi convegni sono veramente interessanti, impariamo un sacco di cose tutti quanti uno dall'altro, dopo di me ci saranno delle relazioni bellissime, io conosco tutti quanti i partecipanti e quindi adesso io cercherò di rispettare il più possibile il mio tempo per lasciare lo spazio agli altri che faranno delle relazioni veramente interessanti e importanti. Grazie. Questo Burgio ha una cultura vastissima, oltre che sull'epigenetica, anche sui virus, e ci fa una relazione bellissima. Miceli altrettanto ci presenterà una relazione sulla biochimica fantastica. Elisabetta la conosciamo, ha già fatto un lavoro bellissimo. Quello che è stato detto fino adesso lo condivido pienamente. Tutto conta nella vita. Tutto conta anche dal punto di vista epigenetico, conta la dieta, conta l'attività fisica, conta l'inquinamento a cui siamo esposti, tutto questo ci fa ammalare, come hai detto tu Giorgio, e causa le malattie croniche degenerative che fanno, ahimè, più morti ogni anno di questo coronavirus che ci sta terrorizzando tutti. Grande. È una malattia molto grave, come ci dirà Ernesto Burgio, non è la solita influenza, ma è ben diversa e capiremo perché. E però insieme a tutto il resto noi stiamo sbagliando il nostro modo di sviluppo, le cause che ci hanno portato in questa situazione sono abbastanza chiare, anche il fatto che qui al nord ci siano così tanti casi, la Lombardia e il Piemonte che sono le zone più inquinate eccetera abbiano così tanti malati di virus, bisognerà in futuro studiare molto bene e quando avremo tutti i dati metteremo in rapporto l'inquinamento ambientale globale e anche la diffusione delle malattie virali. Ma adesso quello di cui io vorrei parlarvi in modo estremamente sintetico è appunto quali sono le diverse funzioni del codice epigenetico. Un codice che io ho avuto la fortuna di studiare ormai da molti anni e che appunto la prima pubblicazione l'ho fatta nel 1988 su Cancer Letter, dicendo già in quella pubblicazione che lo scopo di quell'articolo era di dimostrare che le cellule tumorali sono riprogrammabili e le malattie tumorali sono reversibili e che perché appunto esiste un codice che sta sopra il DNA che oggi chiamiamo codice epigenetico, in grado di correggere gli errori indotti dai cancerogeni durante la gravidanza. Noi con Ernesto Burgio noi abbiamo avuto un amico comune, Lorenzo Tomatis, che è stato bravissimo, lui è diventato direttore generale dell'OIARC, dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, a pubblicare una serie di monografie sui cancerogeni ambientali e essendo diventati amici e avendo lui saputo che io studiavo i cancerogeni ambientali a Trieste, avevo iniziato con lo studio sull'amianto dove non c'era quando ero arrivato neanche una denuncia di un caso di mesotelioma pleurico, abbiamo fatto un'indagine retrospettiva negli archivi degli ospedali riuniti di Trieste e abbiamo trovato più di 120 casi di tumore non diagnosticati. E da allora, appunto, eravamo diventati amici, lui mi aveva mandato le monografie, fino allora pubblicate, erano una quarantina, e io me le ero lette, e da quelle monografie emergeva un'osservazione molto interessante sui diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se noi somministriamo queste sostanze durante il periodo in cui si formano tutti gli organi apparati, non riusciamo mai a indurre tumori nella prole, se invece li somministriamo dopo l'organogenesi, noi induciamo tumori nella prole. La domanda era, ma perché prima no e dopo sì? Cosa succede durante l'organogenesi? Succede che da un unico tipo di cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si differenziano le cellule staminali pluripotenti, che sono ectoderma, endoderma, mesoderma, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti diversi. Allora l'idea che avevo avuto era che in quel periodo era presente un codice che sta sopra il DNA e che è in grado di correggere i danni a cui il DNA va incontro
in modo che questi non possano essere espressi, non si esprimano. E naturalmente questa era un'ipotesi che bisognava dimostrare. E naturalmente ho dovuto fare una serie di esperimenti molto lunghi e ho avuto il modo di farli anche abbastanza tranquillamente, perché dopo quella prima pubblicazione che avevo fatto su Cancer Letter, che pensavo avesse una qualche risonanza, in realtà non ne ha avuto nessuna. Allora il codice epigenetico era un'idea balzana e considerata eretica, e ho dovuto affrontare i problemi quasi da solo con i collaboratori che avevo prima all'Università di Trieste, e poi dopo ne ho avuti altri all'Università La Sapienza di Roma, all'Università di Bologna e così via. E quindi ho potuto, con tutti questi collaboratori diversi, e questo è stato anche per me una forza, perché se avessi collaborato solo con un gruppo, solo col mio gruppo e non con gli altri, sarei stato anche dubbioso di tutti i risultati che ottenevo, perché invece, ottenendo gli stessi risultati con gruppi di ricerca diversi, questa cosa mi ha rafforzato, mi ha dato la forza di andare avanti, e in questo modo abbiamo potuto studiare tutte le funzioni di questo codice epigenetico. In sintesi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo scelto innanzitutto un modello di studio dell'embriogenesi, e in questo caso abbiamo scelto il brachidagno rerio, cioè lo zebrafish, questo pesciolino tropicale zebrato di acqua dolce, però che vive nei climi caldi. E di questo pesciolino, di questo embrione, noi conoscevamo già allora, negli anni 90, bene o male i vari stadi di differenziazione cellulare. E noi cosa abbiamo fatto come primo approccio? Pensando appunto che ogni salto di differenziazione, cioè ogni passaggio, per esempio, per farvi l'esempio in modo molto chiaro, da cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, che dà origine alla morula, alle tre pluripotenti, ectoderma, endoderma e mesoderma, questo vuol dire che una cellula è in grado, con tre programmi diversi, di dare origine a tre cellule figlie diverse. Queste tre cellule figlie differiscono fra di loro e rispetto alla madre per centinaia di geni. Quindi ogni salto differenziativo è un salto quantico. E per poter dare origine agli eventi successivi di differenziazione, quello che avevamo capito fin dall'inizio era che noi dovevamo usare dei programmi e non singole molecole, cioè dei pool di molecole e non singole molecole, e tutto il lavoro che abbiamo svolto ci ha dimostrato che questa era un'idea giusta, e abbiamo dimostrato quali sono i diversi programmi, come funzionano e così via. Ecco, allora la prima cosa che abbiamo fatto è stato individuare i cinque stadi di differenziazione diversi e per ogni stadio studiare la composizione delle sostanze presenti nei singoli stadi. Si tratta in pratica per il 98% di proteine a basso peso molecolare. Ecco, qui vedete i vari pesi molecolari delle diverse proteine. Sono pesi molecolari bassi, fortunatamente, 50% al di sotto dei 40 kD Dalton e l'altro 50% tra i 40 e i 90 kD Dalton. E questo è molto importante perché, come capirete, poi nei trial clinici le abbiamo utilizzate con gocce da assorbire a livello sublinguale, e insieme al cell food, come vedrete nei protocolli, noi stiamo ottenendo nei tumori dei risultati molto interessanti. Quindi questi sono i diversi pesi molecolari, ma poi con un lavoro più analitico siamo riusciti a individuare con spettrometria di massa tutte le singole proteine che compongono questo network. Come vedete, si tratta di proteine molto importanti che, diciamo così, hanno importanza per il metabolismo mitocondriale. Ecco qui il discorso, mi ricollego a quello che diceva prima Giorgio, sono proteine importanti per la risposta immunitaria, che sono quindi proteine dello shock termico, che sono importanti per questo punto, per la risposta immunitaria, sono proteine che sono importanti per la sintesi delle membrane cellulari, sono chaperonine che sono importantissime nella comunicazione intercellulare, insomma, sono proteine fondamentali per tutto il metabolismo delle cellule, di tutte le cellule del nostro corpo. Abbiamo preso quindi le proteine dei diversi stadi, che sono diverse, poi lo vedremo, per ogni stadio, e abbiamo trattato vari tipi di tumore.
sette tipi, vi faccio vedere rapidamente. Questo è il glioblastoma multiforme, un tumore molto aggressivo maligno che con la prima fase del differenziamento viene rallentato per l'80%, il melanoma viene ancora più aggressivo, viene rallentato per il 40%, la mammella che non è aggressivo, è un tumore ben differenziato, viene rallentato per il 60%, ma da questa prima fase, mentre essendo il tumore ben differenziato, come vedrete, quando noi utilizziamo le fasi intermedie e finali del differenziamento, questo tumore risponde molto meno, molto meglio. Quindi vuol dire, già voi capite, che ogni tipo di tumore, in base ai diversi gradi di malignità, deve essere trattato in modo diverso. E noi l'abbiamo fatto, questa è la leucemia linfoblastica acuta che viene praticamente rallentata per il 100%, l'adenocarcinoma del rene non viene rallentato a 24 ore, ma a 48 sì, capirete perché. Con le altre fasi si ripetono le stesse curve di rallentamento, la mammella, vedete, in questo caso è molto più efficace che essendo un tumore ben differenziato, utilizzando le fasi intermedie e finali del differenziamento, la leucemia linfoblastica acuta si comporta allo stesso modo e così anche l'adenocarcinoma del rene. Ma perché appunto c'è questo rallentamento? Come vi dicevo, l'ipotesi di partenza era che noi con questi fattori regolassimo dei geni importanti che regolano l'espressione genica. E uno di questi che abbiamo studiato è stato quello, il P53, l'oncorepressore P53 nel glioblastoma. Vedete qui, l'abbiamo fatto con un metodo quantitativo di valutazione. Quest'altro ve lo faccio vedere, è un metodo immunoistochimico per valutare la presenza della proteina P53 all'interno delle cellule, così vi fissate meglio nella memoria questa immagine. Queste, per esempio, sono le cellule del glioblastoma multiforme prima del trattamento con i nostri fattori. La proteina P53 è quella colorata in rosso. Dopo il trattamento, come vedete, la concentrazione di questa proteina aumenta moltissimo all'interno delle cellule. Questo cosa significa? Che c'è stata una regolazione trascrizionale del gene oncorepressore P53. Il gene prima non funzionava, noi l'abbiamo attivato, si è messo a funzionare, ha prodotto tanto proteine P53, questa ha bloccato il ciclo cellulare delle cellule tumorali e poi ha fatto due cose. Primo, ha cercato di riprogrammare i danni che sono all'origine della malignità e se i danni non sono stati troppo gravi, sono state riparate e infatti noi vediamo che alla fine dei nostri esperimenti noi ci troviamo di fronte a delle cellule che hanno dei marker del differenziamento molto aumentati, come le caderine, e quindi vuol dire che quelle cellule non sono più tumorali, ma si sono differenziate, ma contemporaneamente noi osserviamo anche un altro fenomeno che è l'apoptosi cellulare. L'apoptosi cellulare vuol dire la morte cellulare programmata, vuol dire che le cellule che erano troppo alterate, in cui le alterazioni non erano riprogrammabili, in qualche modo vengono spinte a morire spontaneamente. Quindi comunque noi con questi fattori riusciamo a indirizzare le cellule tumorali verso il loro normale fisiologico destino, che è quello o di morire o di tornare cellule normali, riprogrammate. Questo l'abbiamo dimostrato col P53, mentre per esempio nell'adenocarcinoma del rene, dove voi vi ricordate non era possibile rallentarlo a 24 ore, ma a 48 sì, abbiamo studiato allora il comportamento di un'altra molecola importante per il controllo del ciclo cellulare, che è la molecola del retinoblastoma, la proteina del retinoblastoma. Questa proteina si trova in diverse forme, due fosforilate e due non fosforilate, quella non fosforilata, tipo fosforilata e non fosforilata, bloccano un gene che si chiama E2F. Quando vengono fosforilate queste proteine, si staccano dal gene, il gene viene trascritto, parte il ciclo cellulare e questo non si ferma più fino al prossimo ciclo. Quindi questa proteina viene chiamata fattore di restrizione del ciclo cellulare perché a seconda che sia bloccata, che blocchi il gene 2F o lo sblocchi, blocca il ciclo o lo lascia ripartire. Noi abbiamo dimostrato con questa slide che riusciamo a regolare in modo post-traduzionale, in questo caso, la proteina del retinoblastoma. Cosa vuol dire? La proteina del retinoblastoma
era già tradotta, era già, cioè la, diciamo, la sua conformazione, la sequenza minoccidica non cambiava. Ma che cosa abbiamo cambiato noi? Abbiamo cambiato il livello di fosforilazione di questa proteina facendo in modo che le forme fosforilate perdessero il fosforo e diventassero non fosforilate, in modo che questa proteina blocca il gene, bloccasse il gene E2F e non facesse partire il ciclo cellulare. Quindi noi blocchiamo la moltiplicazione delle cellule in questo modo con una regolazione post-traduzionale. Quindi i nostri fattori agiscono a vari livelli, a livello trascrizionale, a livello post-trascrizionale, agendo sugli RNA, microRNA. Abbiamo anche queste evidenze, ma adesso non ve le faccio vedere tutte perché sennò diventa troppo lungo, oppure addirittura agiamo, come in questo caso, a livello post-traduzionale. Quindi questi fattori agiscono ai vari livelli e regolano comunque l'espressione del DNA e regolano in modo epigenetico però. Quindi, diciamo così, noi abbiamo dimostrato che effettivamente le cellule tumorali sono cellule riprogrammabili. Vedete, qui è un modello che abbiamo presentato e che ci spiega esattamente quante sono le malattie tumorali e come esse possono essere riprogrammate in base al loro diverso grado di malignità. In pratica, questo qui è il modello che pensavano, è un modello di caos deterministico e che alla fine però porta le cellule a una configurazione genica che è simile a quella presente nelle cellule staminali e a secondo al grado di malignità dei tumori, diciamo, cellule assomigliano a cellule multipotenti o oligopotenti, ma sono cellule staminali indifferenziate ferme in diversi stadi di differenziazione cellulare a seconda del grado di malignità del tumore. Tra l'altro abbiamo predetto quanti sono più o meno i tipi di tumore in base al fatto che prediciamo in modo precisissimo, tenendo conto questo discorso che vi ho illustrato, che ci sono 5 stadi di differenziazione, pensando che in ogni stadio, come viene nel primo stadio, in cui dalle cellule staminali totipotenti si passa alle 3 pluripotenti, ectodermo, endodermo e mesodermo, come ho detto, ripetendo 5 volte questo schema, il numero completo di cellule differenziate da cosa è dato? Da una potenza che ha per base 3 esponente 5. 3 alla quinta fa 243 cellule, a cui se noi aggiungiamo le cellule germinative che derivano dalla cellula dall'oogonio e dallo spermatogonio, e che sono 9 tipi di cellule diverse, oogonio di primo ordine, di secondo ordine, cellula uovo, spermatogonio, spermatocita di primo ordine, secondo ordine, spermatidi, spermatozoo, 243 più 9 fanno 252 tipi di cellule diverse. Sapete quante sono le cellule contatte nel nostro corpo? 252 tipi. Quindi questo modello matematico spiega esattamente il numero di cellule costituite del nostro corpo, che costituiscono i tessuti del nostro corpo. Quindi significa che la vita usa dei programmi ben precisi, ripete 5 volte con diversi programmi questa differenziazione cellulare e alla fine il numero di cellule tumorali da che cosa è dato? Dal numero che è rappresentato da tutte le cellule staminali ferme prima dell'ultimo salto di differenziazione. E quindi il numero è dato da 3 più 3 alla seconda più 3 alla terza più 3 alla quarta, 120 tipi di cellule di tumori diversi, a cui se aggiungiamo i tumori del testicolo e dell'ovaio diventano circa 130 malattie diverse. E in base al loro grado diverso di malignità avremo 3 tipi di tumori costituiti da cellule staminali pluripotenti alterate, da cellule staminali multipotenti alterate e così via. E quindi vedete che in base al diverso tipo di tumore e ai diversi gradi di malignità noi possiamo individuare esattamente quali sono i network migliori per differenziarlo. Abbiamo fatto un trial clinico sull'epatocarcinoma già partito nel 2001 e finito nel 2004, 169 casi in cui le altre terapie non erano più possibili, in casi in fase intermedia avanzata,
Vedete qui un tumore diffuso che riguarda tutto il settimo segmento, dove c'è la freccia e un trombo della porta che impedisce il passaggio del sangue. Vedete qui con l'ecografia che in effetti il sangue nella porta non passa. Dopo 6 mesi è scomparso tutto il tumore, è scomparso il trombo della porta. Ho fatto questo studio con il professor Livraghi, che è stato il primo nel mondo a fare la termoablazione di questo tipo di tumore, cambiando di fatto già allora in modo significativo la sopravvivenza, portandola mediamente da 3 anni dopo la diagnosi a 5 anni. Però quando la malattia diventava multifocale, lui non aveva nessun'altra possibilità di intervenire, lasciava i pazienti al loro destino. Invece così è venuto da me, ha cercato di collaborare e abbiamo fatto questo studio. Lui, di fronte a questi effetti che non aveva mai visto, perché quando lui fa la termoablazione si vede prima la necrosi e poi la cicatrice. In questo caso invece, come avete visto prima, il tessuto è completamente differenziato, non ci sono esiti di nessun tipo, il tumore è sparito e non ha lasciato nessuna traccia di sé. Questo qui è un altro caso multifocale in cui il tumore scompare e non lascia tracce. Lui, il Braga, ha chiamato questo effetto vanishing effect. Queste sono le curve di sopravvivenza tra i trattati e non trattati, che vedete è una differenza molto diversa, estremamente significativa. Dopo 33 anni, vedete che il 70% dei nostri sopravvive, gli altri. E qui sono comprese le risposte non solo delle complete, perché noi abbiamo avuto il 20% di regressione in questi casi e il 16,8% di non progressione. Qui sono compresi sia i casi che non progrediscono che i casi che sono regrediti, e mettendoli tutti insieme comunque la risposta è molto diversa sulla sopravvivenza. Ma come vi ho detto, quando ho cominciato poi a capire bene come funzionava il codice epigenetico, mi sono chiesto: però il codice epigenetico non ha solo queste funzioni di riprogrammare le cellule tumorali, probabilmente ne ha delle altre. E in questo passaggio, appunto, sono passato a collaborare dall'Università di Roma La Sapienza, dove ho fatto molti di questi studi sui tumori, all'Università di Bologna, dove stiamo facendo ancora adesso gli studi sulla rigenerazione tessutale senza trapianto di cellule staminali e sul ringiovanimento dei tessuti. In pratica cosa abbiamo dimostrato? Che se noi prendiamo appunto le diverse fasi, ognuna, andiamo a vedere gli effetti di ognuna, noi abbiamo effetti completamente diversi. Se prendiamo la prima fase del differenziamento, quella ancora, anzi un po' prima del differenziamento, in cui diciamo c'è il periodo di medioblastolo gastrula, 50% epigloria, si chiama così, qua, nel passaggio intermedio tra cellule totipotenti e cellule pluripotenti, se noi prendiamo quella fase, noi riusciamo a tenere accesi i geni staminali, che sono gli stessi geni che Yamanaka aveva trasferito con un retrovirus messo in un fibroblasto, e aveva dimostrato che il fibroblasto diventava una cellula da completamente differenziata a pluripotente indotta. Ha fatto bene a chiamarla pluripotente indotta, perché quella cellula non è più ciclica e le manipolazioni genetiche hanno bloccato quella cellula in una continua fase di moltiplicazione, per cui poi diciamo a utilizzarle non è così facile, può essere rischioso. Nel caso nostro invece noi teniamo accesi gli stessi geni ma in modo naturale, cioè non siamo noi, è la natura che fa questo, e voglio dire che la natura è molto più intelligente di quanto ne pensiamo. Noi pensiamo che le nostre manipolazioni genetiche siano qualcosa di estremamente intelligente, e lo sono anche. Però quello che fa la natura è molto meglio. La natura riprogramma le cellule e le lascia nella situazione fisiologica. Queste cellule rimangono cicliche. Se noi smettiamo di dargli l'informazione, smettiamo di dargli i nostri fattori, queste cellule continuano a differenziarsi e continua il loro percorso naturale. E a differenza poi delle cellule manipolate di Yamanaka, dove lui ha tenuto acceso 4 geni, che sono quelli che impediscono il taglio dei telomeri e quindi aumentano la durata della vita delle cellule, ma le cellule possono invecchiare. Nel nostro caso, utilizzando i nostri fattori, noi abbiamo dimostrato che queste
cellule riprogrammate, non solo appunto aumenta, non solo appunto sono in grado di bloccare il taglio dei telomeri e quindi di aumentare la durata della vita, ma noi attiviamo altri geni che si chiamano BMI1, eccetera, che producono una serie di proteine per cui alla fine le cellule rimangono giovani, non invecchiano. Perché un conto è appunto arrivare a 120 anni e essere Matusalemme, un conto è arrivare discretamente in buona salute. Ecco, la natura sa fare questo, le manipolazioni genetiche non sanno fare. Alla fine vi voglio fare, ecco qui ci sono tutte le fasi in cui le cellule staminali si differenziano, di cui abbiamo già parlato. Noi abbiamo studiato appunto le cellule, come si comportano i geni delle cellule adulte del tessuto adiposo, cioè cellule mesenchimali prese dal tessuto adiposo, e questi studi sul rigiovanimento li abbiamo fatti lì, ma quello anche importante è stato di studiare come è possibile rigenerare un tessuto senza trapianti cellule staminali. Questo è un esperimento che adesso vi riassumo brevemente, ci ha fatto capire come esattamente si comporta la vita. Pier Mario, hai cinque minuti. Sì, ho finito. Come si comporta la vita, e quindi abbiamo capito questo facendo vedere qui, per esempio, nell'Alzheimer noi siamo abituati a fare il trapianto di cellule staminali nella sostanza nigra, e questo dà degli effetti positivi. Ma andando a studiare questi effetti positivi, cosa erano dovuti? Non era dovuto alle cellule trapiantate, ma ai fattori neurotrofici che loro producono. E allora a questo punto ci siamo detti, ma noi i fattori neurotrofici ce li abbiamo. E abbiamo provato quindi a vedere cosa succede nelle cellule dell'ippocampo, sulle cellule dell'ippocampo di topo in vitro, trattate con una sostanza neurotossica da un lato e con la sostanza neurotossica i nostri fattori dall'altro. E qui abbiamo capito esattamente come funziona la vita. E a questo punto abbiamo chiaro come funziona tutto, appunto il codice epigenetico. Per rigenerare i tessuti che cosa abbiamo capito? Che non basta dargli informazioni già complete e complesse di ogni singolo stadio cellulare. Se facciamo questo, per esempio, appunto, noi gli diamo a queste cellule dell'ippocampo in neurodegenerazione, i fattori della prima fase o della seconda o della terza fase, otteniamo un risultato positivo e statisticamente significativo. Quindi potevamo anche accontentarci così. Però avevamo una diminuzione della mortalità delle cellule dell'ippocampo pari al 22-25%, non ci soddisfaceva. Allora il ragionamento che abbiamo fatto qual è stato? Ma se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli tutte le istruzioni, prima per quelle che mantengono attivi i geni staminali, in modo che mantengono attivi il serbatoio delle cellule staminali e non le lasciano consumare tutte quante. Secondo, però, noi dobbiamo trasformare queste cellule staminali in cellule adulte del sistema nervoso, nel caso specifico dell'ippocampo. E il percorso che dobbiamo fare qual è? Lo stesso percorso che la vita utilizza per auto-organizzarsi. E se noi gli diamo tutte le fasi, a questo punto cosa abbiamo ottenuto? La prevenzione del 78% della neurodegenerazione. Questo cosa ci insegna? Che la vita si forma in modo diverso da quanto ha pensato finora la medicina. Che non ha senso andare a cercare di curare le malattie croniche degenerative, come sono quelle neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, cardiovascolari, tumori, con singole molecole, perché con singole molecole noi non riprogrammiamo nessuna cellula, non rigeneriamo nessun tessuto, facciamo solo delle terapie sintomatiche o delle terapie che uccidono le cellule, ma non siamo in grado di fare nient'altro. Se vogliamo riprogrammare cellule tumorali, se vogliamo ringiovanire i tessuti, se vogliamo rigenerare i tessuti, dobbiamo cambiare paradigma scientifico e passare dal paradigma scientifico riduzionista della medicina attuale, che va a cercare il singolo molecolo, il singolo recettore e così via, a una visione complessa, come vi parlerà tra poco anche Ernesto Burgio, che tenga conto di tutta appunto la complessità della vita. Noi a questo punto, con questi tipi di fattori che noi appunto selezioniamo in modo diverso e che usiamo in modo diverso nelle varie tipi di patologie neurodegenerative, piuttosto che cardiovascolari, piuttosto che tumorali, riusciamo in qualche modo a avere delle risposte estremamente positive. E se poi le abbiniamo a self-food, che come ha detto Giorgio,
è in grado di ossigenare i tessuti, noi otteniamo dei risultati molto molto buoni, perché da un lato appunto queste cellule che vanno in degenerazione, o peggio ancora le cellule tumorali, non utilizzano l'ossigeno e vivono di un metabolismo anaerobico, e quando sono in ambiente ricco di ossigeno muoiono per loro conto. Quindi noi, quando associamo ai nostri trattamenti, abbiamo messo a punto un trattamento per i tumori, un trattamento per la neurodegenerazione, un trattamento per le malattie cardiovascolari e anti-aging, e lo uniamo al self-food, abbiamo delle risposte molto molto buone. Grazie a tutti, finisco qui Giorgio, così sono stato... Grazie, giusto? Grazie di cuore, grazie. Poi naturalmente guarda, allora come sempre mi dicono fai meno tempo così lasciamo spazio alle domande, ma siamo talmente tanti che fare 300 domande è difficilissimo, dovrei fare domande a tutti. Bisogna farlo domani, ripeto. Come abbiamo fatto per il 25, ho detto prendiamo un appuntamento una sera dalle 17 alle 19 e chi vuol fare domande facciamo protocolli, scambio con te e chi vuole, insomma. Magari manderò un'email a tutti per questo. Sulla seconda, ti dico solo una cosa che mi hanno chiesto. Mi hanno fatto una domanda nella mielodisplasia per stimolare il midollo osseo, sì, senza rischiare di favorire l'evoluzione leucemica. Allora guarda, vado avanti un pezzettino, faccio vedere cosa succede con tutti i fattori, qui riprogrammiamo. Ma solo la risposta, se magari gli dai... La risposta è questa, la risposta è questa qui. Se noi diamo tutta l'istruzione completa contenuta nel codice epigenetico, dall'inizio alla fine, il risultato finale è sempre di cellule differenziate che non sfuggono al controllo. Quindi qua gli daresti il brain? Perché per quali patologie? Per quella lì che ti ho detto. La mielodisplasia? Sì, sì. La mielodisplasia va bene con tre integratori, cioè un po' di age per stimolare, un po' di reprogram per riprogrammare in modo definitivo, più cell food. Ok. Perfetto, fantastico. Cioè devi dargli l'istruzione sempre più completa in questi casi, perché noi, è come nell'Alzheimer, noi dobbiamo rigenerare tutto. Però la mielodisplasia c'è anche degli errori, capito? E quindi dobbiamo riparare gli errori. Invece nel neurologico diamo brain, same, self-food. Esame. E mentre qui dobbiamo fare tutte e due le cose per essere sicuri. Però il brain già da solo contiene tutte le istruzioni e quindi differenzia. Però, per essere sicuri, siccome nel reprogram noi abbiamo fatto prevalere la fase finale, no, del differenziamento, quello certamente spegne tutti i processi di moltiplicazione patologica, allora se noi abbiniamo così andiamo bene. Quindi capisci, se uno entra nella logica di come le cellule funzionano, capisce esattamente quale prodotto deve prendere. Se io devo rigenerare, prendo uno. Se devo rigenerare, far acquistare la memoria, un altro. Se devo riprogrammare, un altro. E così via. Però tenendo conto che nei nostri prodotti noi abbiamo messo sempre tutte le informazioni. Siamo in ritardo, Pier, se no andiamo troppo lunghi. Alla fine quei nostri prodotti differenziano sempre. Ecco. Volevo dire Dai, questo. Grazie, Adesso. Grazie. Allora... facciamo una giornata tutta di protocollo. Allora, carissimi, per la carcinogenesi c'è Cell Integrity Brain Reprogram, scusate, Cell Integrity Reprogram, Cell Food Gocce e Synchro Level. Sì. Poi magari scrivete a info@epinutracel.it e vi mandiamo i protocolli. Noi abbiamo fatto gli schemi in accordo con te, no Giorgio, giusto? Sì, sì, glieli mandiamo. Tu li mandi, buonanotte, no? Va bene? Sì, sì. Allora, grande, un'altra bellissima relazione, e adesso è il momento di un caro amico che naturalmente recupererà il tempo perso, ai 50 minuti come ci siamo detti,
grande carissimo amico che è Mauro, professor Mauro Micelli. Mauro, ci sei? Ecco, Certo, ci sono. Mi vedi? sì, Mi vedi e mi senti? ti vedo. Allora, grande Mauro Micelli, insieme dal 1999, sembrava 1999 Odissea nello spazio, Mauro. No, lì c'era 1999, era un'altra serie televisiva, era qualcosa del genere, che quelli che praticamente sono sulla Luna vengono schizzati via dalla Terra. Pensa un po', quando andavamo in giro a fare le conferenze Davvero? a dire probabilmente, ma questo. Probabilmente. E poi dicevamo, ma mettete le goccine nell'acqua, eh? Che bello. Spazio 1999, vedi, ci dicono lì. Esatto. Sì. Bravo. Quindi siamo nell'era dello spazio. Insomma, dai, Mauro, grande relazione anche questa mattina, ti passo la parola, condividi la Sì, tua partecipa. relazione. Mauro è uno dei massimi studiosi, non dico studiosi, perché lui studia per preparare le sue presentazioni, fa nottate, giornate, quindi grazie di Veramente. cuore, grazie veramente di cuore. Ecco, si vede bene? Come vedete? Sì, devi solo. Non si vede la relazione. Eccola qua. Vai. Bellissima. Ecco, si vede? Sì, Va bene? perfetta. Allora, guardate, il titolo è abbastanza particolare, perché carenza d'ossigeno, sistema immunitario. Dunque, io la terza partecipazione del giro di 3 settimane, 2 settimane, 3 settimane. E la prima ho parlato del sistema immunitario e carenza d'ossigeno, poi ho parlato la settimana scorsa del discorso più inerente, diciamo, la connessione alla cellula tumorale e adesso un po' anche la matrice. Però quello che volevo dirvi è che naturalmente per affrontare questo argomento, queste sono delle pillole, perché non è questa certamente la sede di poter affrontarlo in maniera approfondita. La scuola di formazione in 4 ore tranquille, ecco, mi consentirà, quindi sto dando degli antipasti, ecco, questo volevo precisare, però un buon antipasto spero. Torniamo al solito discorso che ho fatto molto spesso, cioè nel senso, c'è cioè questo articolo di rassegna che io faccio sempre vedere, bellissimo, apparso su New England una decina d'anni fa, che generalmente quando uno scrive queste rassegne, insomma, va per il Nobel, cioè molto spesso, non a caso Semenza l'ha scritta. E appunto dice la rilevazione d'ossigeno, l'omeostasi e la malattia. E naturalmente cosa usciva da questa teoria di rassegna? Il fatto che nell'ipossia le cellule attivano un programma di espressione genica specifico proprio che diciamo, determina, diciamo, regolato da un fatto di trascrizione molto importante che lui ha scoperto insieme ad altri due suoi eminenti colleghi, hanno preso il Nobel poi. Che è appunto l'HIF, cioè il fattore indotto dall'ipossia. E gli studi hanno portato al fatto, vedete, che questi fattori alla fine hanno scoperto che erano ben 3 fattori, erano HIF1, 2 e 3. In particolare, ovviamente, l'HIF1 era il più studiato, però poi sono stati studiati anche il 2 in particolare, vedremo perché. E lui cosa ha scoperto? Cosa hanno scoperto questo team di ricercatori? Ognuno, tra l'altro, come al solito, con i suoi laboratori, ma con dati concordanti, che questo fattore indotto dall'ipossia può essere esiste in due subunità, quindi è un eterodimero, ovvero la subunità 1 alfa, la cui espressione genica è sensibile alla concentrazione di ossigeno, quindi è dipendente dalla PO2, soprattutto cellulare, tessutale e cellulare, mentre l'altra, diciamo, subunità dell'eterodimero, l'1 beta, l'espressione è costitutiva, quindi è presente in tutte le cellule, soprattutto a livello appunto nucleare. Attenzione, per farvi capire questo, cioè l'espressione dell'1 alfa, per esempio, se vedete, se guardate questo grafico a ascisse ordinate, dalla parte dell'ascisse c'è proprio il fatto che aumentando la concentrazione dell'ossigeno, l'espressione di questo, diciamo, la subunità 1 alfa inducibile è ovviamente inibita. Al contrario, c'è un flesso clamoroso quando c'è una PO2 molto bassa. Si sta parlando di valori, diciamo, inferiori al 4-5%, di quelli normali, diciamo, a livello cellulare. Quindi sono valori veramente bassi. E in questo caso, diciamo, più sono bassi i valori, e maggiormente viene espressa questa subunità.
anche questo lavoro, per esempio, sempre di Semenza, lui lavorava tra l'altro studiando, pensate, i tumori a livello renale. Alla fine arriva, io ogni volta la propongo anche in maniera diversa, ce ne sono almeno, ho almeno tre sfaccettature di questo meccanismo, ma perché ve la voglio? Perché ogni tanto almeno i colleghi che ci ascoltano e mi ascoltano debbano avere una visione più ampia della situazione, in modo che se sui testi a volte trovano o sulle presentazioni un autore che la fa in modo diverso, comunque abbiano una visione sempre omogenea. Guardate qui, allora, si parte da una situazione di questo tipo. Allora, se voi guardate, abbiamo una situazione in cui il fattore ipossico 1-alfa, in presenza di una normossia, ma attenzione, normossia si può intendere anche un'ipossia molto molto contenuta. Che succede? Allora, la catalisi, tra l'altro, del ferro bivalente, dell'osso glutarato o alfa-ketoglutarato, quindi un prodotto del Krebs, attenzione, dell'ascorbato, attenzione, l'ascorbato, quindi vediamola proprio come molecola, in questo caso funzionale, vediamoci il concetto della vitamina, e favorisce l'idrossilazione di questa subunità da una prolina idrossilasi, che hanno un ruolo fondamentale queste idrossilasi proprio, e questa idrossilazione fa sì che questa subunità venga come incatenata, ecco, da un fattore che si chiama von Hippel-Landau. Cos'è questo fattore? È un gene suppressore. E tra l'altro presenta, se voi vedete anche, non solo diciamo il fatto di essere idrossilata la subunità lucchetta a questo gene suppressore, ma soprattutto anche l'acetilazione di questo, diciamo, che viene provocata dalla subunità, ne favorisce l'aggancio proprio a questo fattore, diciamo, trascritto a livello del gene suppressore. Questo fatto, quando è lucchettato questa subunità 1-alfa, permette il fatto che un enzima, a questo punto, un complesso enzimatico, si chiama ubiquitin ligasi, E3 l'ubiquitin ligasi, possa pian piano, diciamo, avviare questa subunità a una degradazione del proteasoma. E quindi in questa maniera è come dire un controllo della subunità 1-alfa, cioè viene in questa maniera portata naturalmente nel citoplasma la sua degradazione fisiologica. Perché accade questo? Attenzione, c'è un motivo. Perché dice, se la concentrazione, se invece l'ipossia comincia a essere sempre più spinta, aumenta la concentrazione citoplasmatica di questa subunità al punto tale che essa trasmigra nel nucleo. E che succede lì nel nucleo? Vedete poi all'interno. Attenzione, trova il gemello. Quello che vi dicevo, cioè la famosa subunità 1-beta, che è sempre costitutiva, presente a livello nucleare. Si uniscono i due gemelli, fanno l'eterodimero, e questo eterodimero, attenzione anche qui, in presenza di cofattori trascrizionali, in particolare si tratta di un complesso proteico che si chiama CVP, P300 proprio, attenzione, il quale è inibito a sua volta da un'altra idrossilasi, una asparagina idrossilasi. Quindi uno pensa subito un fatto. E questi idrossilasi sono dei controllori della trascrizione. Pensate, la prolina idrossilasi, avete visto, nel citoplasma, bloccare in questa maniera, diciamo, proprio la subunità 1-alfa. Mentre l'asparagina idrossilasi, invece, nel nucleo, permette che non ci sia la coattivazione trascrizionale. Ma quando purtroppo siamo in condizioni di ipossia importante, questa asparagina idrossilasi viene bloccata, c'è la trascrizione che avviene perché nel nucleo, a livello di DNA, ci sono degli elementi regolatori, pensate, dell'ipossia preesistenti, capaci di reclutare l'attivazione trascrizionale, quindi della subunità, scusate, dell'eterodimero, trascrizionalmente coattivato appunto dalla CBP300. Nel momento in cui tutto questo complesso, quindi pensate, non è un meccanismo così semplice, ci vogliono le condizioni anche, fortunatamente, perché nel meccanismo in cui viene, diciamo, trascritto, vedete che a certo punto a livello nucleare, a livello delle sequenze del DNA, vengono codificati vari meccanismi, che si va dall'angiogenesi, la formazione poi di alcune filazioni cellulari, la modificazione del metabolismo glucidico,
svariatissimi, poi vedremo anche non solo, anche il processo purtroppo infiammatorio. Quindi pensate, questo è il meccanismo, diciamo, di regolazione, e su questo qui veramente ci hanno lavorato appunto Semenza, Radcliffe e Kaelin, che poi hanno terminato appunto il premio Nobel, perché hanno visto poi gli aspetti fisiopatologici di queste trascrizioni. Vedete, ripeto in questa slide, quindi in particolare la prolinirossilasi ossigeno dipendente, la cui attivazione, vi ricordo, è l'idrossilazione della subunità 1-alfa per poter andare al proteasoma, dipende quindi da ossigeno, ferro bivalente, vedete, e ossoglutarato, è importantissimo l'ascorbato. Attenzione quindi, ripeto, se si accumula a livello citoplasmatico, trasmigra nel nucleo, trova ovviamente il suo gemello e forma poi la vera e propria fattore di trascrizione dell'ipossia 1, cioè l'unione dell'alfa alla beta, che con il coattivatore, vedete, il CBP300 viene attivato e quindi con gli elementi regolatori presenti nel DNA trascrive. Allora, qual è un effetto clamoroso di questa trascrizione? Guardate, clamorosissimo è il fatto che, attenzione, si cambia proprio, c'è lo shift metabolico. Pensate che una volta che l'HIF1 viene trascritto, diciamo a livello correttamente, qual è la prima cosa che fa? Lui blocca l'ingresso del piruvato nel mitocondrio e ne favorisce la trasformazione in acido in lattato. Che significa questo? Attenzione, noi sappiamo tutti che quando c'è la glicolisi in condizione, diciamo, di aerobiosi, il prodotto finale è il piruvato. Il piruvato però di per sé stesso produrrebbe la combinazione lattico favorita dall'enzima lattico deidrogenasi, poche molecole ATP, ben due molecole d'ATP. Viceversa invece la sua trasformazione dal piruvato in acido acetico attivato, acetilcoenzima A, cosa che avviene ovviamente nel passaggio nel mitocondrio, è favorito all'enzima piruvato deidrogenasi, ne favorisce poi il ciclo di Krebs che, accoppiato alla fosforilazione ossidativa, come sappiamo, produce la bellezza di 36 ATP. Attenzione, quindi si è detto che l'enzima chiave, anche lì è un complesso multienzimatico, diciamo, è proprio la piruvato deidrogenasi, vedete, è 1, è 2, è 3. Ma questa, che accade? Accade che l'HIF, pensate, che si diceva prima, quando è trascrizionalmente attivato, va a inibire questo tipo di attività di enzimatica. Perché? Perché lui attiva, pensate, una chinasi specifica. Vedete? La piruvato deidrogenasi chinasi. Chinasi significa fosforilare. E quando avviene la fosforilazione di questo complesso enzimatico fondamentale, il passaggio dal citoplasma al mitocondrio, purtroppo a questo punto il piruvato non viene più utilizzato per la trasformazione in acetilcoenzima A. Che cosa comporta questo? Ovviamente un accumulo notevole di piruvato che poi viene, diciamo, convertito in acido lattico, e quindi vediamo tutto, in pratica, un blocco della respirazione a livello mitocondriale, mentre invece si va verso la produzione ovviamente di acido lattico intracellulare. Notare bene che, per esempio, un oncogene, che per esempio è l'MYC, che presenta quasi il 50% dei tumori, coopera per esempio con l'HIF nell'attivazione di questa chinasi. Cioè, per farvi capire a volte i meccanismi veramente... Attenzione! Il ruolo del metabolismo, quindi. Che accade di conseguenza? Intanto c'è tutta un'attivazione dei trasportatori del glucosio, GLUT1 e GLUT3. Un cambio anche, diciamo, uno shift anche della... la formazione di nuove attività enzimatiche mutate nel processo di glicolisi, diciamo, classica, e poi si è visto addirittura appunto l'attivazione di questa chinasi che blocca poi il passaggio appunto del piruvato. Non solo, vedremo che avremo l'attivazione dei trasportatori e di pompe che riguardano gli acidi monocarbossilici e le pompe protoniche, nonché l'anidrasi carbonica, con un discorso, diciamo, di gioco su carbonato bicarbonato. Ma perché accade questo? Perché naturalmente, se noi abbiamo una produzione esacerbata di acido lattico a livello intracellulare, avremo una netta acidificazione. E come fa la cellula a questo punto a poter, diciamo, in qualche maniera non andare in sofferenza? Attiva appunto tutta una serie di trasportatori, di pompe,
vedete, sono lo scambio, per esempio, anche diciamo, i trasportatori degli acidi monocarbossidici, pompe diciamo, riguardano anche il protone con il sodio, pompe riguardano anche ovviamente il carbonato bicarbonato, quindi in maniera di ripristinare in modo diciamo, adeguato il pH intracellulare. Ma allora chiediamoci, e questa acidità dove va? Ve lo dico subito, va proprio nella matrice extracellulare, va a acidificare il microambiente cellulare esterno, il grande campo di battaglia, il campo protettivo, il tessuto, il terreno. Quindi pensate, lei si salva dentro la cellula, però dice purtroppo il suo microambiente esterno viene inevitabilmente acidificato. Allora vedete che questo H3F ha un controllo veramente, anche perché poi successivamente gli studi hanno anche preso in considerazione il fratello, uno dei fratelli. Vi ho detto all'inizio che c'erano HIF1, 2 e 3. Allora, l'HIF1, ripeto, cioè i suoi gemelli fatti alle due subunità alfa e beta. L'altro fratello, l'HIF2, anche lui ha un alfa e beta. Attenzione, sapete come gioca lui? Insieme fanno veramente un'associazione, direi quasi a delinquere, su quello che è il metabolismo cellulare. Perché? Da una parte abbiamo visto che il fratello, diciamo, HIF1 impedisce diciamo, l'entrata del piruvato, la trasformazione in acetilcoenzima A, vedete, nel mitocondrio. Ma dall'altra parte il suo fratello F2, che accade? Lui va a giocare, pensa, in maniera che uno pensa, va bene, tu non mi stai dando l'acido acetico attivato, non c'è problemi, io mi faccio una beta ossidazione degli acidi grassi, in qualche maniera devo recuperare energia. E no, perché lui blocca proprio la demolizione ossidativa degli acidi grassi anche di riserva. A suo pro la blocca e anzi indirizza, vedete, il destino degli acidi grassi verso la biosintesi di nuovi lipidi. Non solo, ma blocca anche la produzione dei ROS che potrebbero essere negativi, attenzione, per quelle cellule che possono sfuggire al controllo. Un sistema di controllo, sapete che anche le specie attive dell'ossigeno hanno un'utilità importante, cioè le immunitarie ce lo insegnano, soprattutto quelle dell'immunità innata. Quindi pensate l'accoppiamento veramente, diciamo, io l'ho definita delinquere proprio fra i due fratelli, no? Sul metabolismo della cellula. Allora eccoci lo shift metabolico, quello di Science pubblicato in una bellissima review del 2009, cioè il passaggio da una respirazione, vedete, diciamo mitocondriale, a quella invece purtroppo lattica, piruvato lattica. Quindi uno shift metabolico e, attenzione, c'è un ruolo fondamentale che è proprio il fattore HIF nel regolare l'espressione dei recettori, come si è visto per il glucosio e gli enzimi glicolitici, a pro di un fenotipo glicolitico. E adesso vedremo anche perché. Allora ecco il premio Nobel, i premi Nobel. Giustamente, con Giorgio che dice, ma con Giorgio abbiamo esultato, Giorgio è stato il primo a comunicarmi questa cosa in un giorno di novembre, una mattina, quando è stato assegnato il Nobel. Io sono stato veramente emozionato, ero al lavoro, vi giuro, non vi sto dicendo, mi sono emozionato quando ho visto questa cosa, ho detto, a volte guardate, dice, chi sei per dirlo? Nessuno. Ma su tanti Nobel io, sulla qualità, non voglio esprimermi. Questo è un Nobel strameritato, veramente di medicina biologica, fatto bene, perché veramente va a vedere un ruolo di quello che è il nutriente più importante per il nostro corpo, ovvero l'ossigeno, il ruolo positivo e negativo. E allora, ma questo l'aveva detto, sapete perché siamo stati veramente emozionati con Giorgio? Il grande Warburg, la bellezza di 90 anni prima, e poi l'hanno messo nei cassetti, non serviva. Mi ricordo invece che lui, che aveva già fatto in questi studi, pensate, con quei mezzi incredibili, allora gli scienziati lavoravano quasi da soli, anzi, sapete che aveva un assistente? Tenetevi forte, Krebs. Cioè, Krebs era l'assistente, il braccio destro di Warburg. Faccio per dire, immaginate che laboratorio era quello. Allora, lui aveva detto, la cellula tumorale con l'ossigeno non ci sta bene in difetto l'ossigeno, se lo sono dimenticato. Allora guardate il fenomeno, il fenotipo glicolitico, perché ha dei vantaggi? Guardate, allora, intanto conduce alla minor produzione di ATP, però conferisce un vantaggio selettivo alla cellula, per esempio, di tipo modificato, come quella cancerosa. Infatti, quando l'aumentata glicolisi sopprime l'apoptosi ATP dipendente, quindi una maggior resistenza all'apoptosi da parte della cellula modificata.
non solo, guardate questo pezzetto che vi ho ritagliato poi dal lavoro. Vi volevo far vedere questo. Questo era il percorso glicolitico. Ma vi ho detto, c'è una modificazione esochinasi, fruttochinasi. Il tutto va, questa modificazione degli enzimi della cascata glicolitica, va verso la via dei pentosofosfati. E sapete qual è, passando attraverso il riboso 5-fosfato? Aumento di purine e pirimidine e tutto questo per arrivare poi, guarda caso, alla produzione di nuove cellule. Non a caso, tra l'altro, anche cofattori come l'NADPH vengono, diciamo, utilizzati, che escono fuori ovviamente dalla pathway del pentosofosfato, per una biosintesi di nuovi acidi grassi, che tra l'altro è incrementata, come abbiamo visto, dal fatto che il fratello, l'HIF2-alfa, favoriva la biosintesi dei lipidi a scapito della beta-ossidazione. Il tutto gioca per la costruzione di nuove membrane e di nuove cellule, vedete il colesterolo, la sintesi del colesterolo, e naturalmente quindi nuove membrane cellulari, nuove diciamo costituenti nucleari. Quindi questo significa veramente favorire la biosintesi cellulare, la nuova proliferazione. Non solo, terzo punto, si ha una minor produzione dei ROS con la glicolisi rispetto, e questo si è visto anche per il discorso dell'apoptosi, quindi che favorisce ovviamente la non apoptosi, diciamo, delle cellule modificate. Si produce poi una maggior quantità, come si è visto, di acido lattico e il CH acido risultante extracellulare favorisce nettamente l'invasione e la metastasi della cellula modificata. Eccola qua, infatti, lo vedete? La riduzione della concentrazione di lipossia nettamente connessa all'acidificazione della matrice all'interno della massa cellulare promuove l'espressione a sua volta dell'HIF, che a sua volta, quindi, in un gioco di compenetrazione. All'attenzione, altro bellissimo lavoro uscito pochi anni fa, sempre sulla New England. Ipossia e infiammazione, due facce della stessa medaglia. Oggi siamo arrivati a un punto in cui la fisiopatologia generale va vista come un unicum, non è più come una volta. Oggi parlare di immunologia, di immunità, significa essere correlata all'infiammazione, significa essere correlati a meccanismi anche tumorali. È tutto un unicum oggi. Come diceva il professor Livotto, mi ricordo che faceva le lezioni negli anni Ottanta, ci raccontava, un giorno arriveremo a avere una visione di insieme della fisiopatologia generale. E qual è una delle citochine che ha un gioco micidiale nell'infiammazione e così anche nei tumori? Proprio il nuclear factor KB. Guardate in quante situazioni è sempre coinvolto. E allora guardate questa. Questa qui, una dice, sempre estratta da questa rassegna. Io stavolta ho voluto dividervela in due, perché se voi la guardate dalla parte sinistra fa vedere proprio quello che ho spiegato prima, cioè il gioco di come si produce l'HIF e come, vedete, la subunità si uniscono, vanno nel nucleo, eccetera, eccetera. Quindi il meccanismo l'avevamo visto all'inizio in modo dettagliato, quello famoso delle idrossilasi. Ma come step finale, guardate qui, e aggiungo una cosa. Quando va nel nucleo e trova i famosi elementi regolatori dell'ipossia, ricordate? Stavolta, cosa è stato scoperto? Che fra le citochine che vengono trascrizionalmente prodotte a livello nucleare, guarda caso c'è proprio il nuclear factor KB. Allora a questo punto, attenzione, gli studi negli anni però hanno fatto capire un altro meccanismo. Andiamo a vedere invece l'altra faccia della medaglia. Vedete, la parte destra. A questo punto io ho preferito prendervi questa slide e dividervela in due, guardate, eccola qua. Vedete? Questa è la parte, dice, le cellule in riposo, il nucleo al fatto KB, anche lui è un eterodimero, esattamente come l'HIF, è costituito anche lui da due subunità che si chiamano P50 e P65. È inattivo nel citosol perché fortunatamente è bloccato, perché è associato a un fattore nucleare, il potenziatore che si chiama K-beta-alfa. Cioè lui lo tiene bloccato, vedete sulla parte qui destra, è lucchettato. Ma attenzione, quando c'è una condizione di ipossia spinta e attivazione quindi dell'HIF, le idrossilasi, che guarda caso chi sono, sapete chi sono le idrossilasi, lo tengono bloccato, è incredibile. Sempre le famose prolini idrossilasi e asparagini idrossilasi, le stesse che cooperavano per cercare di bloccare l'HIF. Anche queste hanno un gioco fondamentale nel nucleo al fatto KB. Nel momento in cui viene meno la lavorazione, questo lucchetto si sgancia perché loro
purtroppo la situazione di ipossia fa in modo che, pensate, una molecola che si chiama IKK beta, vedete, eccola qua, fa in modo lei di fosforilare la subunità alfa. Pensate, quindi, la parte beta di questo complesso proteico fosforila il lucchetto di queste subunità del nuclear factor, e quando fosforila, abbiamo visto anche prima, significa inibire. Ma quindi l'inibizione dell'inibitore permette che le due subunità, vedete qui, siano sganciate dal lucchetto, trasmigrano nel nucleo, e sapete cosa accade? Colpo di scena, nel nucleo vanno ad attivare in modo trascrizionale la formazione dell'HIF. Pensate, quindi come si giocano veramente questi, sono veramente il gatto e la volpe. Io attivo te trascrizionalmente, tu una volta liberato attivi me, e quindi il circolo veramente diviene veramente completo, un circolo chiuso nettamente infiammatorio. Allora, è un esempio del macrofago, vedete, classica cellula, eccoci, ovviamente l'immunità innata, un fagocita, vedete, eccolo qua, inibizione ipossica delle prolidrossilasi mediante l'IKK degradazione dell'inibitore beta, inibisce l'alfa e così fa in modo, vedete, che venga trascritto il nucleare fatto capare che a sua volta poi trascrive l'HIF e così via, e l'altro a sua volta ancora. Quindi diventa un gioco, veramente un circolo chiuso. Guardate, naturalmente adesso il collegamento ipossia, infiammazione e cellule immunitarie. Allora, vedete che l'aumento del consumo di ossigeno e la diminuzione dell'offerta determinano l'ipossia tissutale nei siti cronicamente infiammati. L'ipossia determina un aumento dell'attività dell'HIF nelle cellule immunitarie, sia residenti che reclutate, che altera di fatto la funzione delle cellule immunitarie e di conseguenza influenza l'attività infiammatoria. Quindi questo è molto importante capire. Il fatto che, per esempio, questa ipossia infiammatoria, quindi il risultato di una combinazione di un aumento della domanda di ossigeno mediante infiltrazione di cellule infiammatorie, per esempio i neutrofili, in combinazione con la diminuzione della fornitura di ossigeno risultante dall'infiammazione correlata alla disfunzione di fatto vascolare che un processo infiammatorio determina. I neutrofili in particolare sono i grandi consumatori di ossigeno nei siti infiammatori e lo usano anche perché questa specie di basso ossidativo genera i famosi ROS per uccidere proprio le invasioni da agenti patogeni. Quindi facciamo una considerazione. Si può dire che le cellule immunitarie in un microambiente infiammatorio sono frequentemente, costantemente esposte a significativi livelli di ipossia. In particolare, questo ambiente carente di ossigeno è marcatamente, chiaramente diverso da quello ben più abbondante che queste stesse cellule sperimentano la circolazione prima di essere reclutati in un locus infiammatorio. E là vedete che l'ipossia, questo che affronterò in dettaglio, ovviamente non ci sono gli spazi ora, nella scuola d'alta formazione, di vedere come l'ipossia cellula per cellula va a giocare sia sull'immunità innata che su quella adattativa. Ma una cosa che posso dire, veramente una piccola pillolina, le cellule immunitarie sono, sappiamo, o residenti, o reclutate dal sistema circolatorio ricco in ossigeno in ambiente fisiologicamente ipossico, tipo per esempio la mucosa intestinale, un tessuto linfoide, oppure un ambiente immunitario patologicamente ipossico, come possono essere tumori, tessuti infetti, infiammati o anche ischemici. Di conseguenza, allora, in ambienti fisiologicamente ipossici, gli HIF contribuiscono all'omeostasi proprio innata adattativa delle cellule immunitarie, mentre l'ipossia patologica, attenzione a questa differenza, che poi quando queste cose le affronteremo, vedete c'è una freccia verde e una freccia rossa. Questo significa proprio, intanto, la condizione. Allora, se si tratta di un'ipossia fisiologica moderata o un'ipossia patologica spinta, dove la segnalazione dell'HIF innesca invece danni ai tessuti e una disfunzione netta delle cellule immunitarie, giocando anche sull'immunometabolismo. Vedete, per esempio, le innate che ho fatto qui. I leucociti, per esempio,
reclutati nei tessuti danneggiati o anche infiammati durante una risposta immunitaria devono adattarsi a livelli di ossigeno molto inferiori, come si era visto, come avevo citato anche una slide precedente. I fattori inducibili all'ipossia sono i mediatori chiave delle risposte cellulari all'ipossia e, come in altri tipi di cellule, gli HIF sono fondamentali per la sovraregolazione della glicolisi, come si è visto, che consente alle cellule immunitarie innate di produrre l'ATP in modo anaerobico. Un numero crescente, vedete, di prove dimostra che l'ipossia regola anche molte altre funzioni, per esempio immunologiche nelle cellule innate, la migrazione cellulare, l'apoptosi, la fagocitosi dei patogeni, la presentazione dell'antigene, che poi aiuterà ovviamente anche il sistema adattativo immunitario, e la produzione ovviamente di citochine, come pure anche di fattori angiogenetici e antimicrobici. E molte di queste funzioni sono mediate proprio dall'HIF, che non solo sono stabilizzate in modo post-traslazionale dall'ipossia, ma anche trascrizionalmente sovraregolati da segnali infiammatori, come abbiamo visto la famosa accoppiata al nuclear factor KB. Lavorate ancora per concludere il discorso di funzione immunità e ipossia. Mi piace molto questa slide, tratta proprio sempre da un'altra review presente sul mi sembra National Review. Allora, l'influenza dell'ipossia sui sistemi immunitari innati adattativi. In questa panoramica schematica, vedete questa figura, l'epitelio, per esempio, vedete a sinistra, viene violato da un'invasione, per esempio, di patogeni e causa danni a tessuti. Le cellule immunitarie innate, quindi, montano una risposta di difesa all'ospite che viene amplificata alle cellule immunitarie adattative reclutate. Attenzione, il punto qual è? È che l'ipossia amplifica l'attività delle cellule immunitarie innate, in questo caso, mentre sopprime la risposta al sistema immunitario adattativo, in parte promuovendo la differenziazione delle cellule T regolatori, T-reg, e la regolazione negativa della funzione delle cellule TH-CD4 helper e le CD8 citotossiche, come pure anche la polarizzazione delle cellule di tipo TH1. Questo perché? Perché regolando negativamente questa immunità adattativa, in questa maniera è come se fosse un sistema di controllo. Cioè noi abbiamo un'ipossia che impedisce un'eccessiva attivazione di una risposta alle difese immunitarie dell'ospite, che potrebbe purtroppo altrimenti portare non più alla difesa ma a danni tessutali collaterali. Allora attenzione, abbiamo arrivato al punto, l'ipossia è una condizione molto diffusa nei tumori. Tanti abbiamo visto che la capacità di adattarsi all'ipossia è essenziale per la crescita tumorale. Non a caso abbiamo visto che l'H, proprio il fattore HIF1-alfa, correla molto bene con la vascolarità del tumore, la vascolarizzazione. E sapete come c'è correlato? Guardate questa curva veramente bellissima, cioè bellissima in modo di dire, cioè in senso fisiopatologico non è affatto bella, ma in senso scientifico sì, cioè alla diminuzione della pressione parziale dell'ossigeno intracellulare molto spessa sopra il millimetro di mercurio, aumenta dose dipendente la vascolarizzazione e l'angiogenesi tumorale, ma guardate contemporaneamente alla maggiore espressione nucleare, proprio trascrizione del fattore di crescita dell'epitelio vascolare, quindi HIF dipendente, cioè vascolarizzazione HIF dipendente. Allora vedete che appunto quando si parla di matrice e purtroppo i meccanismi che portano a un abbassamento nel microambiente tumorale. Il basso apporto d'ossigeno e attivazione degli oncogeni aumentano la glicolisi, che a sua volta provoca l'espressione, se visto, dell'HIF. Questi percorsi abbiamo già visto che portano all'accumulo di protoni a livello e acidificatore della matrice, e quindi in questo caso il microambiente secondo la cellula tumorale. Allo stesso tempo, i fattori POSS1 promuovono anche l'attivazione di più geni, come si è visto quelli che codificano la regolazione del pH a livello di le membrane, che impediscono in qualche maniera, quindi giocano per preservare la cellula da un'acidificazione eccessiva, ma a scapito della matrice. E quando si parla di matrice, eccoci, scusate, sono andato avanti di uno, eccola là. Guardate questa slide, un basso pH nel microambiente funge da scudo globale per le cellule tumorali. Infatti questa acidità, pensate, agisce come un meccanismo di immunizzazione mediante il quale le cellule tumorali spazzano via in modo simultaneo, vedete,
l'attività di tutti gli effettori immunitari antitumorali, per esempio le cellule T, le cellule NK, le cellule presenti al lancino cruciale come quelle dendritiche, per esempio, favorendo però allo stesso tempo l'accumulo e la conversione delle cellule T regolatorie e delle cellule mieloidi in cellule immunosuppressive e protuburali. Il protone e l'acido lattico, dato il lattato, potenziati dai comuni fattori trainanti rappresentati dall'ipossia e dalle vie dismetaboliche connesse, creano un ambiente quindi ostile per le cellule T, mentre le cellule mieloidi e le T-reg possono sopravvivere. Grazie alla riprogrammazione, guarda caso qui mi viene in mente con l'amico Biava, riprogrammazione metabolica, proprio in questo caso, specifica l'espressione dei geni proprio regolatori del pH. Ecco allora la matrice. E io affronterò questo argomento proprio nella scuola, perché la matrice è veramente l'organo. Oggi ci hanno insegnato due organi fondamentali che noi bisogna tenere presente. Uno è l'endotelio, grande campo di battaglia, malattie e l'infiammazione, malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, disfunzione endoteliale. L'altra, la matrice, il sottoendotelio, altissimo campo di battaglia, grande campo di battaglia. I giornali scientifici, scoperto un nuovo organo. Voi l'avete scoperto, l'avete ai lavori? Certamente no. Sapete a chi ho imparato tanto io, pur non praticando l'omeopatia? Dagli omotossicologi, che mi hanno insegnato questo. Matrice extracellulare, terreno di base, definita anche Basic Bioregulation System. Il gioco si fa tutto lì. La qualità della vita dipende dalla purezza di questa matrice. E allora vedete, perché è lì che avvengono gli scambi. Se questa è intasata, la cellula non può essere una cellula sana. E qui la rete dei capillari che passa, e soprattutto poi ovviamente anche il sistema linfatico come, diciamo, drenante, ma il gioco di battaglia si fa negli spazi intercellulari all'interno della matrice, questa zona cementante che non è solo il sostegno ma ha un ruolo veramente, gli ultimi 20 anni ne hanno scoperto il ruolo fondamentale a livello funzionale della matrice. Ma guardate, l'intossicazione cellulare, da cosa dipende? Una delle deposito di tossine proprio nella matrice, intossicazione extracellulare. Avete visto che il tumore pure, il microambiente tumorale, gioca tutta l'espressione e la diffusione, l'invasione, la metastasi, come pure l'angiogenesi, proprio dalla matrice. Quindi il deposito di intossicazione intracellulare dipende poi da quella, dalle strutture extracellulari. Allora arriviamo al punto. E dice Giorgio, anni, stavo di 99 anni, ma speriamo Giorgio che ci arriviamo, cioè si sa mai. Allora, che si parla del modulatore dell'ossigeno, perché è importante? Quindi, perché gli studi che poi lui ha fatto fare, e naturalmente non è che siamo qui per fare pubblico, non è per, cioè se siamo qui ci siamo, perché ci crediamo, se no è inutile, se no starei 20 anni con Giorgio. E quando lui fece fare questi studi io ero molto dubbioso, vi dico, era molto dubbioso, perché prima di tutto l'ha fatto fare anche per esempio la professoressa Maria Elena Ferrero, che la cui diciamo rigorosità e anche pignoleria scientifica era stranota. Guardate, ma quello è venuto fuori da questi studi, è molto importante. Già il gruppo di Canestrale aveva dimostrato cose importantissime sulla capacità, diciamo, di protezione di scudo cellulare. Ma la Ferrero cosa ne esce fuori nei suoi studi? In sintesi, un aumento della respirazione mitocondriale, attenzione, quindi si riportano, ha studiato le cellule endoteliali in questo caso, si riporta lo shift metabolico verso la via mitocondriale e non verso il fenotipo glicolitico. Un'elevata azione protettiva contro i danni, confermata anche negli studi canestrali. La riduzione, qui è il punto, pensate, ancora non si sta parlando, gli studi l'ha fatto nel 2009, riduzione significativa del fattore ipossico HF1. Il gioco fondamentale, cioè sono andati a studiare proprio, e studiando quello, capite, in questa maniera non studi solo l'ipossia a livello cellulare, ma ci studi anche la connessione immunitaria e infiammatoria. Allora ecco poi le conclusioni a cui sono arrivate, vedete? Potete vedere benissimo, tra tutte quindi pensate, in particolare quindi, vedete la conclusione anche, non solo l'inibizione dell'HIF, certo, ma anche preservare la funzione endoteliale. Quindi matrice ed endotelio, è quello il gioco. Cioè, io dico solo questo, tutti noi bisogna prendere coscienza di quali sono i terreni di battaglia su cui emergono la patogenesi della maggior parte
patologie che sono di grande impatto sociale e tutte, se andate a guardare, partono da matrice ed endotelio. E poi, eccoci, lo studio che ha fatto la regina Elena ha confermato questi studi. Quindi pensate, la cosa che mi ha lasciato, e che studi hanno fatto? Cioè l'ho messo qui perché poi potete vedere nei lavori, ma la sintesi per capire uno studio. La proliferazione, apoptosi, mediante la, diciamo, la verifica della caspasi 3, l'enzima coinvolta nel processo apoptotico, la frammentazione di DNA. Poi guardate, anche loro l'HIF1-alfa, a conferma della Ferrero, e naturalmente di connessione anche il metabolismo cellulare, lo shift metabolico, quindi produzione di L di lattato, diciamo dell'espressione dell'LDH e ovviamente di quelli che sono i trasportatori del glucosio che vengono esacerbati e modificati in caso dello shift metabolico, quali il GLUT1 per esempio e il GLUT3. Ecco poi i risultati visibilissimi nei lavori, però io questi qui sono visibilissimi perché tutti ce l'avete a disposizione, anche e Giorgio Terziani ve l'ha dati e ve le darà a disposizione nel sito in abbondanza. Quello che voglio farvi capire è che, ecco, questo è importantissimo, lo shift metabolico viene ripristinato e lo studio ha dimostrato proprio il gioco, cioè l'inibizione diciamo, dell'espressione dei recettori modificati attraverso, vedete, la down regulation proprio dell'HIF1-alfa. Quindi anche loro, pensate, laboratori diversi, non connessi fra di loro, indipendenti, arrivano allo stesso risultato. In questo caso su linee leucemie. La Ferrero invece l'aveva studiato su cellule endoteliali fetali. Quindi attenzione, questo è molto importante, il fatto che i due laboratori arrivano alle stesse conclusioni, separatamente. Quindi vedete anche l'LDH, ovviamente, quindi hanno purificato quello, il ripristino, diciamo, della normale, diciamo, attività metabolica che deve andare verso la respirazione ovviamente cellulare mitocondriale e non sul fenotipo glicolitico. Allora, e poi le conclusioni chiesto a guardare, ve le leggo insieme e vi dico: attenzione, i risultati ottenuti evidenziano una perturbazione della via glicolitica citoplasmatica a favore della via energetica mitocondriale, rendendo la cellula tumorale suscettibile all'apoptosi. Dati in laboratorio in accordo perfetto con la Ferrero del 2011, che già ci lavorava però da 2 anni. Quindi eccoci, e queste sono le conclusioni fatte sul desulfazzine, sulle linee di cellule leucemiche. Poi l'hanno confermate anche su tumori solidi, lo stesso gruppo. Voglio concludere solamente adesso con un punto che poi anche qui verrà molto ben approfondito sulla scuola di formazione, quando mi sarà data l'occasione di parlare delle vitamine nel sistema immunitario. Una ne voglio prendere, la vitamina C. Perché se ne dicono cotte e crude, anche in questa condizione di Covid c'è stata ora, ma la scorbata, lasciate perdere, non è vero nulla. Ascoltate, allora, molto spesso, ecco, io non mi voglio pronunciare, perché non sarebbe etico, su come molti eminenti colleghi biomedici questi giorni sono espressi anche, però la cosa che posso dire qui in diretta, che mi ha fatto veramente pensare, e il fatto che in un paese come questo professionisti quali virologi si attaccano a vicenda pubblicamente e che immagine diamo ai pazienti oltre ai colleghi diretti. Cioè, tu sei meno bravo, tu non sei nessuno, il tuo curriculum, ma cioè, voglio dire, prima di tutto esiste una deontologia, un'etica professionale che impedisce pubblicamente questo tipo di attacchi. Detto questo, sulla vitamina C, ma tutto, non andate retta. Allora, una cosa è certa, scientificamente dimostrata, numerosi problemi sono comunque correlati all'ipovitaminosi, attenzione, cellulare e non visibile a livello plasmatico, che molto spesso il problema è quello lì. È difficile la valutazione della vera carenza di vitamina, la vedere a livello cellulare dove la vitamina lavora. Allora guardate, vi ho messo questa slide, tratta da una rassegna che vedete c'è anche scritta sotto, il giornale Nutrient, vitamina C e sistema funzione immunitaria. Io vi consiglio di leggerlo, guardate, scaricabile, tra l'altro lo cercate, è veramente molto molto significativo vedere, tra l'altro un lavoro scritto in maniera al di sopra delle parti, non vuole prendere in esame una rassegna sugli effetti efficaci della vitamina C, ma noi chiamiamolo, cerchiamo di chiamarlo col suo nome, con l'ascorbato, perché se no la vitamina C ha un ruolo vitaminico di un certo tipo. Quando si fa un'azione che va
te faccio un esempio. Perché vi ho parlato dell'importanza a livello cellulare? Perché molte vitamine, io, molti dei colleghi che mi stanno ascoltando, sapete che da anni porto avanti la battaglia sul ruolo del folato della B12 nel controllo della omocisteina e dell'importanza di questo fattore di rischio, non da solo indipendente, ma in associazione. Come ho scritto anche nel testo di medicina funzionale di Spattini Bevacqua, che è stato, qui c'è anche Elisabetta, tra l'altro, visto ovviamente il suo capitolo di competenza, abbiamo fatto veramente un lavoro che vuole essere, diciamo, è nato proprio per arrivare direttamente ai colleghi, questo tipo di lavoro, per arrivare ai colleghi una visione veramente multidisciplinare, per poter dare ovviamente un supporto importante per ulteriori approfondimenti e studi. Sulla vitamina C, come del resto l'acido folico, il discorso è questo: si deve garantire in questo caso il fatto che ne arrivi davvero. Cioè, per esempio, la dose dipendenza. Allora, ripeto ancora una volta, ne assumo 1000 mg, Cebion. Dice, come la assumo? Ripeto sempre il discorso, va in farmacia, dice, prende il Cebion, dice, dottore, come la assumo? Il farmacista mi dovrebbe dire, divisa in 4. Perché uno studio ha dimostrato che più di 250 mg non passano se dai un bolo superiore ai 1000. Ma questo perché? Perché il passaggio è dipendente a livello epiteliale, da dei trasportatori sodio-dipendenti che hanno un limite proprio numerico. E tra l'altro, per carità, si è visto anche che dando più vitamina C, questi trasportatori vengono anche indotti a una maggiore proliferazione a livello epiteliale, delle cellule apicali, dell'epitelio intestinale. Ma c'è un limite. Cioè, il limite ha dimostrato che se date anche già oltre i 1000 mg, non ne potrà mai passare più del 25-30%. Quindi questo trasporto attivo sodio-dipendente, purtroppo, è limitante. E qui ci sono le considerazioni, ma vi ripeto, cioè gli studi veramente, uno studio fatto su American Journal of Nutrition, appunto di tanti anni fa, si sta parlando del 2008, che guardai con molto, molto interesse, dimostrava, faceva vedere proprio una curva proprio di assorbimento della vitamina C, dell'ascorbato, che dimostrava questo problema dell'assorbimento. E allora, come lo garantisco questo? Devo dare assolutamente, devo garantire la famosa biodisponibilità. E sapete da cosa dipende questa? Dalla formulazione colloidale, certamente, perché colloidale, affinché questi principi attivi, nutrienti, ma anche farmaci che siano nutraceutici, tutto quello che volete, abbiano la possibilità di passare attraverso la matrice extracellulare, con i suoi capillari, eccetera, eccetera, in maniera corretta, e arrivare alle cellule. Ovvero non trovare una matrice intasata ed essere regolarmente disponibili per il metabolismo a livello cellulare. Questo è il grosso problema. Cioè la biodisponibilità, ed è stato quello che mi ha affascinato tanti anni fa quando ho conosciuto Giorgio, approfondendo proprio la farmacocinetica, chiamiamola così, perché di fatto vogliamo vederli anche come molecole farmacologicamente attive. Sono stato veramente colpito dal fatto che la formulazione fosse particolare proprio perché era in perfetta risonanza con la costituzione delle membrane cellulari. Quindi biodisponibilità. Guardate che lo spray intraorale colloidale ha una disponibilità maggiore anche dell'iniezione intramuscolare e solo per forza inferiore a quello che è al 100% è l'iniezione ovviamente endovenosa. Quindi è molto importante, il farmacologo poi è evoluto in maniera diversa anche la farmacologia, rivalutando molto la farmacologia naturale e a livello ovviamente con le premesse scientifiche. Però questo concetto della cinetica del nutriente e del farmaco, del nutraceutico, io la ritengo veramente fondamentale. Detto questo, grazie all'attenzione, io argomento verrà approfondito in dettaglio nelle lezioni previste nella scuola di alta formazione, sperando poi di avere avendo a disposizione molto più tempo e approfondendo questo importante discorso che è ipossia, infiammazione, sistema immunitario e di conseguenza anche possibile patogenesi tumorale. Grazie.